Sì, io provo anche a entrare nel merito delle cose scritte nel primo libro, perché secondo me sono importanti e fanno fare un passo avanti significativo alla costruzione dell'area metropolitana e detta una serie di tempi e per noi, credo, detti una serie di esigenze di intervento per migliorare ciò che nel decreto sulla spending review c'è sull'area metropolitana. Voglio fare brevemente una premessa, però. Già Roberto ha detto dell'importanza dell'area metropolitana e della battaglia che da tempo stiamo facendo per l'istituzione della città metropolitana. Però se vogliamo capire l'importanza di questo passaggio, contenuto nel decreto del governo, credo dobbiamo ricordarci alcune cose. La prima è che io penso che se l'area milanese, l'area metropolitana milanese, questo è il fondamento di tutta la riflessione che abbiamo fatto in questi anni, vuole attrezzarsi per competere in futuro con le altre grandi aree europee e del mondo, c'è bisogno di mettere in campo politiche, quindi avere poteri che consentano uno sviluppo di quest'area, di ragionare sull'insieme di quella che sta. Faccio un esempio. Noi non affrontiamo politiche ambientali ormai, stando chiusi dentro i confini di Milano. Noi non risolviamo la questione delle esondazioni del Seveso a Milano se non c'è una politica di area metropolitana e di area vasta di governo del Seveso. Noi non possiamo rilanciare l'economia e la produzione economica in quest'area se non c'è un progetto. In questi anni noi abbiamo avuto di fronte una vicenda come quella, anche alcune vicende che riguardano più voi, però come quella più eclatante è l'Alfa di Arese, quell'area lì che coinvolge diversi comuni, ma che è un patrimonio dell'area metropolitana. E oggi se ci fosse uno strumento di area vasta che ragiona sullo sviluppo dell'economia e la vocazione produttiva e che individua che cosa bisogna fare in quell'area per rilanciare l'occupazione, per rilanciare la produzione, per mettere in campo produzioni innovative, sarebbe importante. Così come noi non risolviamo il problema della viabilità, il problema della mobilità se non stando dentro un ragionamento di area metropolitana. Milano non risolve i suoi problemi, che sono quelli dettati da centinaia di migliaia di persone che ogni giorno entrano a Milano per lavorare, e il resto dell'area metropolitana non risolve i suoi. Allora, l'area metropolitana diventa una necessità per il futuro di quest'area, per il futuro. Anche la vicenda dell'ambiente, dello smog e dell'inquinamento, abbiamo avuto recenti esempi. O c'è una competenza d'area vasta che abbia poteri, a cui i comuni e la regione delegano potere, e quindi l'area metropolitana, se no difficilmente si trova una soluzione. Allora, questo è il senso della battaglia che abbiamo fatto e che stiamo facendo da molto tempo per l'istituzione dell'area metropolitana, sapendo che l'area metropolitana non è la propria. L'idea è la città metropolitana, cioè un'istituzione che ha in sé i poteri, non solo le competenze, ma i poteri per esercitare le funzioni di cui parlavo prima. E quindi, molto più della provincia, la città metropolitana deve acquisire poteri dalla regione, se parliamo di viabilità, trasporti, eccetera, eccetera, deve avere la possibilità di avere poteri dalla regione, ma anche deve ricevere una cessione di poteri su queste questioni da parte dei comuni.
Ora, in questi ultimi anni noi ci battiamo per la costruzione della metropolitana sulla base di queste convinzioni da anni. L'articolo 5 della Costituzione prevede, che è più recente della Costituzione, però prevede l'istituzione delle aree metropolitane. Dopo quell'articolo di fatto non è successo più niente. E guardate, non è successo più niente per una ragione semplice, perché l'area metropolitana comporta, nonostante tutti spieghino che è giusto e condividano il ragionamento che abbiamo fatto, però la regione Lombardia per esempio è il primo ente che ha osteggiato la costruzione dell'area metropolitana. Tutta una prima fase, dopo l'articolo 5, era la regione che doveva attivare il processo di costruzione dell'area metropolitana. È evidente che una regione molto centralistica come la regione Lombardia, in cui il governatore tiene ad avere tutto in mano, non aveva nessuna e non ha nessuna intenzione di cedere poteri e competenze rispetto al trasporto, alla viabilità o a una serie di altri temi, e di doversi confrontare con un'area metropolitana che a quel punto avrebbe un peso centrale molto maggiore di quello che hanno i singoli comuni con cui la regione avrebbe dovuto o dovrebbe confrontarsi. Dopodiché ci sono state resistenze anche da parte dei comuni, dopodiché è evidente che anche i meccanismi che erano previsti per la Costituzione erano meccanismi che comportavano processi che si scontravano di volta in volta con egoismi anche dei singoli. Allora, per questo abbiamo detto, forse la cosa migliore è istituire l'area metropolitana milanese per legge, e abbiamo presentato una legge, perché se no non ce la facciamo, e se non ce la facciamo rischiamo di appunto pregiudicare il futuro. E abbiamo detto, per legge si fa questa cosa. Siamo arrivati qui, e siamo arrivati qui con la spending review, il decreto del governo che sicuramente ha un limite, è un provvedimento che interviene sugli assetti amministrativi in un'ottica, quella di tagliare i costi, e quindi istituisce l'area metropolitana con quest'ottica e in quest'ottica. Io penso che Pisa ha fatto uno scenario che richiede, secondo me, tempi che non so quanto sia nella cultura municipalista del nostro paese, però io credo che sulla spending review sarebbe stato più efficace, se il tema è risparmiare e razionalizzare. Io credo che fare quello che si sta facendo, non faccio il leghista, però in Svizzera, dove si stanno incentivando le unioni, si stanno incentivando i comuni a unirsi con i comuni più grandi, quindi ridurre il numero di comuni, dello sindaci che, però io penso che il tema di ridurre il numero dei comuni, a unire i comuni, in un paese in cui ancora 10 anni fa noi abbiamo diviso il comune di Bollato dal comune di Baranzate, cioè la scissione dell'Aquila, c'è bisogno di introdurre un percorso contrario. Questo secondo me è più efficace. Però detto questo, c'è un fatto importante per noi che dicevamo bisogna istituirla per legge, che oggi c'è già, perché il decreto lo è, una legge che istituisce l'area metropolitana di Venezia, che dal 1 gennaio del 2014 c'è l'area metropolitana, ci sarà l'area metropolitana di Venezia, è deciso, è legge. Da qui partiamo. Il decreto dice che il territorio coincide col territorio della provincia, fatto salvo il fatto che come
possono scegliere, decidere dove stare, i referendum e i procedimenti già sanciti dalla legge. Il sindaco nella prima fase coincide col sindaco della città capoluogo, poi in sede di definizione dello statuto si può decidere, questo dice il decreto, si può decidere per l'elezione diretta del sindaco o l'elezione del sindaco usando la stessa procedura delle elezioni, lo stesso metodo elettorale delle elezioni provinciali. Il sindaco è affiancato da un consiglio metropolitano che risente dell'obiettivo della spending review, nel senso che il consiglio metropolitano è formato da 16 sindaci in sostanza, che vengono scelti dall'assemblea dei consiglieri comunali e dei sindaci di tutti i comuni interessati, divisi in collegi esattamente nel seguendo il meccanismo del provinciale. Però un'istituzione di secondo livello, quindi non eletta direttamente dai cittadini, non è previsto nel decreto l'elezione diretta del Consiglio metropolitano. Noi stiamo preparando, secondo Luca Vinicio, un emendamento per rendere possibile nello statuto anche l'elezione diretta del Consiglio metropolitano. Guardate, il Consiglio metropolitano milanese sarà fatto da 16 consiglieri. Ora, l'elezione diretta è un fatto importante non solo dal punto di vista della democrazia, ma dal punto di vista sostanziale, perché è evidente che più è forte la legittimazione del sindaco e del Consiglio metropolitano, e più possono mettere in campo e gestire poteri significativi. Voglio dire, io a un'istituzione di secondo livello l'idea di dargli passare il patrimonio di SEA, di Serravalle, la gestione di società o addirittura poteri decisivi, io avrei dei dubbi, perché non c'è una responsabilità diretta e non si risponde direttamente ai cittadini, mentre invece sono perché la città metropolitana abbia poteri significativi e possa gestire queste cose. Allora, quindi questo è il punto e su questo stiamo lavorando per modificare i poteri previsti, o meglio, le funzioni che possono diventare poteri a seconda delle competenze che i comuni e la regione attribuiranno alle città metropolitane, perché poi ci sarà quest'altro passaggio, sono gli stessi della provincia più la pianificazione territoriale, più la mobilità, la viabilità, lo sviluppo economico dell'area. Che cosa significa queste cose? Cosa significa queste cose? Dipenderà dallo statuto, dipenderà da come i comuni nello statuto decideranno di delegare e attrezzare dal punto di vista dei poteri la città metropolitana, e soprattutto dipenderà da un'altra battaglia che dobbiamo fare, che abbiamo già cominciato a fare l'altro giorno in venuta l'assessore Benelli in consiglio regionale, in commissione affari istituzionali, è quella di dire alla regione: beh, se queste sono le competenze, adesso la regione ha, deve cedere risorse e poteri alla città metropolitana. Quindi questo è un po' il quadro. Che fare? C'è una modifica statutaria da fare, adesso ne parlo, una modifica da fare rispetto al decreto, ne parlo adesso, inizio. C'è una battaglia da fare sulla regione. C'è una riflessione da fare rispetto alla dimensione, perché il
decreto prevede che i comuni possano uscire o entrare dall'area metropolitana e in un'ottica di ripensamento anche della dimensione delle province, perché come sapete le province non possono avere meno di 150.000 abitanti e quindi in Lombardia quasi tutte si dovrebbero accorpare, bisogna valutare se l'area metropolitana milanese resta la provincia di Milano o non ha più senso che una serie di comuni legati, penso a Lunigiano o penso alla Brianza, non possano o non debbano essere ricompresi o scegliere di essere ricompresi nell'area metropolitana. Queste mi paiono le questioni. Aggiungo una cosa, abbiamo un'occasione storica, perché questo passaggio, c'è una legge che finalmente istituisce l'area metropolitana milanese e noi abbiamo la possibilità e gli strumenti per fare le cose che ho detto, avendo una amministrazione comunale milanese convinta della necessità di fare la città metropolitana. Avete visto la conferenza stampa che ha fatto Pisapia l'altro giorno, in cui ha chiesto di accelerare e ha proposto Milano come la prima esperienza da mettere in campo per sperimentare l'efficacia, i problemi che la costituzione della città metropolitana può creare, e abbiamo la stragrande maggioranza dei comuni che governiamo. Ora, in questo credo che sia un'occasione storica, credo che non possiamo perderla e credo che sia importante aver costruito in questa federazione, questa iniziativa lo dimostra, una riflessione sull'area metropolitana che viene da lontano, che è stata portata avanti bene in questi mesi e che ha trovato e ha spinto anche l'amministrazione comunale milanese a fare i conti davvero e a diventare in qualche modo promotrice del rafforzamento della città. Scusami, un secondo, perché ho capito male, forse, no? La questione è, tu hai detto che l'area metropolitana dovrebbe rientrare nei 186 comuni della provincia. Sì. Allora tu mi hai parlato di 16 consiglieri. Non dovrebbe, sì. 16 consiglieri, quindi qualcuno deve prendere la sovranità e perde la sovranità comunale, a questo punto qua. No, c'è un... I 16 consiglieri vengono eletti sulla base dei collegi di 16 collegi provinciali, dai consigli comunali e dai sindaci, cioè sono di secondo livello. Questo è quello che dice il decreto, noi siamo per cambiare, però anche perché, essendo una spending review, la ratio è metto i sindaci rappresentanti dei comuni, perché così non li pago, non pago né i sindaci, e metto il sindaco di Milano a fare il sindaco, così non pago neanche lui perché sono già pagato. Questo è la razza. Però partiamo da qui, ripeto, bisogna, si possono cambiare molte cose.